facciamo rifornimento e poi ci richiamo al lago. Che meraviglia! Siamo di nuovo in questo posto stupendo! Una cartolina. Anche stavolta siamo praticamente soli, tranne una coppia, però si sta benissimo. Quello è il nostro posticino. Stiamo andando via, lasciamo questo posto meraviglioso. Io sono anche un po' raffreddata, non ho nulla di grave, ma purtroppo stiamo dormendo in queste notti con l'aria condizionata, quindi praticamente ammalarsi è un attimo. Ho sciolto i capelli, non so perché ho fatto questa pazzia. Questo è il posto che dobbiamo attraversare per arrivare alla macchina. Niente di così complicato, non è nemmeno tanto ripido alla fine. I cicali cantano, anche oggi le temperature sono bollenti. Sono anche abbronzata un bel po'. Tornati dalla mattinata al lago, veramente stupendo stare in quel posto, c'è una pace, una quiete senza precedenti e qui dietro si diverte tantissimo ogni volta che andiamo lì. Si è fatta anche l'ora di pranzo, in verità l'abbiamo anche superata l'ora perché sono ormai le 3 del pomeriggio, però ci siamo fermati qui da un kebabaro qua a Roma. Qua a Roma insomma si portano tantissimo questi kebabari che fanno il kebab e questo qui dove veniamo di solito e siamo qui anche adesso è super super buono e quello autentico insomma ha sapore veramente come dire arabo e può essere comunque sì, ce le prendiamo da sport e le mangeremo in casa. Comunque oggi sono scesa senza il mio solito marsupio, ho messo direttamente la borsa, vedete, bellissima e super capiente. Ho portato anche un paio di jeans, shorts e ci sono le due asciugamani, una marea di ecco, contenitori e quant'altro, veramente super capiente. Siamo tornati da questa gitarella fuori porta al lago, veramente bellissimo quel lago, sì, l'avrò detto mille volte, ma è veramente tanto tanto bello. Poi è abbastanza grande, quindi ci sono parecchi posti dove scendere. Ci sono sia posti un po' più rudi, insomma, un po' più selvaggi, questi qua dove ci richiamo con Bjorn proprio perché vogliamo cercare di stare da soli e insomma con poche persone, infatti non c'è nessuno perché praticamente questa è una, tra virgolette, una spiaggetta con tutti i massi, con tutti i sassi, eccetera, ma ci sono anche spiaggette con tutta l'erba. Quello è un lago naturale, non è artificiale, quindi anche quella è un'erbetta tutta naturale. Però noi prediligiamo questo lato qui perché appunto ha le pietre, i massi e quant'altro. E noi, avendo Bjorn, avendo il cane, decidiamo di andarcene qui, così almeno se si ha la possibilità di restare soli, cerchiamo anche di lasciarlo un po' sciolto. Poi, ovviamente, lo leghiamo all'occorrenza, poi comunque è possibile vedere da lontano persone che si avvicinano, quindi ad ogni modo abbiamo tutto il tempo per andarlo a riprendere insomma con il guinzaglio. Ecco, sostanzialmente cerchiamo di tenerlo sempre legato, però visto e considerato che spesso in questi luoghi molto selvaggi c'è veramente pochissima gente, quasi nessuno, infatti mai nessuno abbiamo incontrato, soprattutto in questo lago qui e un paio di volte anche al Fiumiciattolo che abbiamo appunto raggiunto le volte scorse,
Eravamo praticamente soli, quindi siamo riusciti a lasciarlo libero. Lui comunque si diverte decisamente di più rispetto che quando sta a guinzaglio, ovviamente. Comunque adesso mi vado a fare una mega doccia, sì, sotto il costume, chiaramente, perché sì, ho pubblicato una foto con questo su Instagram. Non si capisce tanto che sotto praticamente ho il costume, mi si vede quasi tutta la gamba fuori, manco fosse per dire un vestitino, no, questo è tipo un copricostume, quindi. Buongiorno, oggi è giovedì 13 agosto. Ebbene sì, siamo quasi a metà agosto e sta anche quasi per passare Ferragosto. Dettagli, comunque noi stiamo per scendere, infatti ho già tutte le chiavi, abbiamo già chiuso tutto quanto. Stiamo andando a passeggiare in un sentiero, insomma, stavolta abbiamo deciso di farci un sentiero e tutto alberato, eccetera. Speriamo di riuscire a fare, insomma, qualche metro in più rispetto alla volta scorsa. Bjorn ha bisogno tanto tanto di camminare. Sì, perché appunto è mattina e vogliamo stancarlo, visto e considerato che nel pomeriggio abbiamo intenzione di scendere io e il fidanzato, perché lui deve acquistare delle cose necessarie. Io volevo fare un piccolo giro tra i saldi, anche se so che andrà a finire come sempre, acquisterò online in caso, però sì, andiamo a fare un giretto, lasciamo Bjorn bello addormentato, bello che stanco qui a casa, così si fa una bella riposata e non ci fa danni in casa, insomma, una volta che si è stancato, sta un amore in casa a dormire. Sì, guardo fuori perché c'è il fidanzato che sta spruzzando delle cose sulla siepe perché si sta ammalando, si è presa sicuramente qualche batterio, qualcosa, non lo sappiamo. Comunque stiamo spruzzando un insetticida, no? Un coso che uccide tutti i funghi, cose simili. Sì, niente, io sono pronta praticamente. Sì, ci fate caso, il marsupio è sempre aperto. Ho messo su questo crop top e questi jeans di Shein. E poi vi farò vedere magari meglio in qualche video haul o comunque qualche video outfit. Adesso metto le scarpe e scendo. Arrivati a destinazione, siamo ritornati qui nei sentieri del Treia. Adesso ne abbiamo percorso, non abbiamo cominciato a percorrere uno nuovo, siamo ripassati a quello lì vecchio per fare un giro così per vedere un po' il fiumiciattolo che già sapevamo ci fosse, e abbiamo scoperto che il fiumiciattolo c'è anche qui. Questo sentiero qui è praticamente tutto quanto al sole, l'altro era tutto quanto all'ombra, quindi con questo caldo non era il massimo. Io in tutto ciò me li sono persi perché stavo qui a fare foto, video, riprese. Sì, vedi un po'. Ci volevo dare una rinfrescata. Vieni, lascialo un attimo, vieni, penso che vada. Lo lascia? Sì, ma che vada se butti, ma non penso ci sia bisogno. Massimo lo chiamo io con le crocchette. Vedi, è lui che viene. Ah, lì per queste cose delle cacche. Ormai, vieni. Ha trovato il bastone. Rimane là a fa quello. Eccolo! Dai, ti diamo fiducia. No, no, non salire! Andiamo, guarda come è felice! Amore! È felicissimo! Bravo! Piano, piano, piano.
piano. Ritornati, io mi sono data una sciacquatina, non abbiamo sudato né niente perché siamo stati veramente poco, pochissimo, quindi rimango vestito uguale, ma stavolta ho cambiato cintura, cioè ho messo la cintura e le scarpe, insomma, un po' più caruccia, e la borsa, questa qui di Zara. Buongiorno, altro giorno, e sì, questo weekly andrà così praticamente con me che saluterò e insomma chiuderò il vlog, perché siamo veramente sempre sempre in giro e quindi non ho mai la possibilità di registrare altro. Fatto sta che abbiamo deciso che in questi giorni praticamente ci dirigeremo sempre al fiume, infatti già pure ieri ci siamo diretti lì al fiume, ritorneremo anche oggi perché lì è veramente bellissimo, è tutto quanto all'ombra e Bjorn ha anche la possibilità di divertirsi, appunto andarsi a fare una corsetta dentro al fiumiciattolo, perché appunto è basso e insomma non c'è neanche nessuno che posso dare tra virgolette fastidio. Il fatto che lui faccia insomma il bagno non a tutti fa piacere, come per dire quando si va al mare, perché la maggior parte di questi posti di mare purtroppo hanno il divieto di bagnazione i cani, e hanno, mi sa, proprio il divieto di andare in spiaggia. Nel Lazio ci sono anche delle strutture che appunto accolgono cani, nella maggior parte dei casi però sulle spiagge i cani non sono ammessi. Quindi sì, in questo modo lago e fiume possiamo anche andare con Bjorn a rinfrescarci un po', che sia appunto il fiumiciattolo e il lago, e sì, sarà così. E sì, fatto sta che io il mare l'ho visto una sola volta quest'anno. Vi dirò, non mi manca tanto perché comunque alla fine sono riuscita a prendere un po' di sole qui in giardino nei mesi scorsi. Riesco a prendere comunque del sole quando sto in giro. Per dirvi, oggi so che staremo praticamente sempre all'ombra perché appunto andremo in questo fiumiciattolo e insomma non ci sarà il sole, tutto quanto all'ombra, quindi mi sono anche truccata, ho messo anche una mezza manica, quindi so per certo che oggi non prenderò sole. E però per dirvi, quando vado al lago tengo il viso struccato e metto quasi sempre o fascia o addirittura appunto il costume, perché lì prendo il sole innanzitutto, e due, ho anche la possibilità di potermi completamente immergere dentro al lago, essendo appunto molto molto alto, non è basso come il fiume, quindi avrei la possibilità anche di fare il bagno, e proprio per il fatto che comunque sicuramente prendo anche del sole mi metto in costume. Quindi anche oggi andremo lì, e sì, il fidanzato adesso è andato a prendere qualcosina di sfizioso da mangiucchiare quando saremo lì. Giretto al centro, giretto. Buongiorno, eccomi qui a riprendere per l'ultimo giorno questo vlog, perché altrimenti non so quanto verrà lungo. Sono stati giorni super intensi, abbiamo fatto un sacco di cose. Un giorno siamo andati al lago, un giorno al fiume, un altro giorno di nuovo al fiume. Poi ieri siamo stati tutta la serata fuori, io e il fidanzato, senza appunto Bjorn, che l'abbiamo lasciato qui a casa a dormire. Siamo andati così a cena fuori, abbiamo mangiato il giappo dopo una vita, e siamo stati un po' in giro per la Roma deserta, sia per l'estate, perché appunto oggi è il 19, ieri era il 18 di agosto, sia per il fatto che comunque ci sono veramente pochissimi turisti per tutta la questione virus. Come mi vedete, sto per andare al mare, su ho messo soltanto tantissima protezione, ho sistemato giusto le sopracciglia e messo un po' di mascara, e però sono in tenuta spiaggia perché stiamo per andare al mare.
di buon'ora perché appunto praticamente è luna, quindi abbiamo portato Bjorn fuori tutta la mattinata. Adesso ci dirigiamo al mare e ci dobbiamo fare un pomeriggio al mare, poi rientriamo, ci docciamo e riportiamo Bjorn un po' fuori a fare una passeggiata. Nulla, vi volevo un attimo aggiornare, so che questi vlog sono un po' così, vi faccio vedere cose più che farvi vedere me, però io li trovo molto molto più piacevoli questi vlog da guardare, soprattutto quando si è al mare, si è in spiaggia e si è in ferie, tra virgolette. E li vedo e li percepisco un po' meno impegnativi e mi auguro che per voi valga lo stesso. Mattinata di mare conclusa, stiamo andando via. Stiamo andando via dalla spiaggia, ovviamente granitina. Dove te ne vai? Dove vai da solo? Il passeggio per Roma. Ti piace? Sei giù. Casa, dolce casa. Come al solito, riprendo a spezzoni. Volevo chiudere ieri il vlog, ma non ci sono riuscita. Stiamo scendendo, che stiamo andando ad Ariccia, cioè siamo ad Ariccia già, perché vogliamo andare a mangiare carne. Buongiorno. Io ancora che mi ostino a dirvi, oggi chiuderei il vlog perché sono certa che riuscirò a girare, sono certa che riuscirò appunto a chiuderlo. Questa cosa non avviene mai, perché poi tra una cosa e l'altra, ragazzi, penso a fare quello che sto facendo e rimando sempre a registrare quant'altro. Purtroppo quest'estate è andata così e insomma, però ho messo un po' di clip insieme ed ho visto che è venuto già un bel po' di girato, quindi oggi è certo che chiuderò il vlog, anche perché settimana prossima andremo fuori qualche giorno, staremo fuori appunto un po' in vacanza. Per fortuna abbiamo trovato una struttura, ma non vi anticipo nulla perché appunto poi vi farò vedere tutto quanto nel prossimo vlog. Lo chiudo in modo tale che vi faccio uscire un video dopo una bella settimana piena, forse pure di più, saranno passati una decina di giorni dall'ultimo video, forse sì, e poi dopo quest'ultimo videolog della vacanza vi mostrerò degli acquisti che ho fatto con i saldi, ovviamente online, perché nei negozi non ho comprato niente, proprio perché non ci sono più andata, ho fatto giusto un giro l'altro giorno, ma appunto non me la sentivo di stare in giro e misurare cose negli spogliatoi e quant'altro, quindi ho fatto un po' di shopping online con i saldi e vi mostrerò le cosine. Sono per la maggior parte cose, come dire, invernali, però vi mostrerò tutto quanto in un prossimo video haul che arriverà appunto subito dopo il vlog delle vacanze. Lo girerò, lo monterò e lo manderò online. Fatto sta che oggi sì, sono già in tenuta uscita con Bjorn perché sono stata al parco con lui, quindi ho messo i classici pantaloncini di jeans e una canottiera. Ci aggiorneremo durante questo giorno. Supermercato. Tornati dall'immensa passeggiata con Bjorn, anche oggi un pomeriggio bello pieno insomma, bello pieno a spasso con lui. Praticamente quest'estate, se qualcuno mi dirà, non lo so, rientrati a settembre e quant'altro, che cosa hai fatto quest'estate?
Sono stata con Bjorn H24, perché la verità è, non c'è cosa più bella. Penso vivamente che chi non ha un cane non può realmente capire questa sorta di legame che si viene a creare tra appunto il cane, il tuo cane e te. E diventa qualcosa di indissolubile, qualcosa che non puoi descrivere a parole. E con tutto che comunque so bene che è pesante, perché lui comunque è un cane molto molto impegnativo, è un cane bello pesante, insomma pesa 43 kg, è un cane che comunque per strada vuole fare un po' il capoccione. Infatti con l'educatore abbiamo fatto dei percorsi per insomma rimetterlo un po' in riga e quant'altro. Migliorato tantissimo, come vi dicevo spesso nei vlog passati. Però ecco, nonostante il fatto che lui sia un cane inevitabilmente molto molto impegnativo per la sua stazza, vuoi non vuoi, comunque anche per il carattere forte che la sua razza ha come indole, io veramente non potrei più fare a meno della sua presenza e del mio rapporto con lui. Quando sono scesa giù Napoli al paese, sono scesa appunto per 3 giorni, mi è mancato tantissimo, mi è mancato da morire. Cioè sono ritornata a casa, mi sembrava di aver lasciato un bambino. Insomma ragazzi, diventa veramente un membro della famiglia, non ce n'è. E chi non ha cani difficilmente può capire questo legame, questo insomma questa vicinanza. Veramente può immaginare, ma difficilmente potrà capire. Quindi a volte mi sento, è come se mi sentissi tra virgolette giudicata da chi, anche se prendiamo tra virgolette, da chi non ha cani, quando appunto parlo dell'impegno importante che però allo stesso tempo dico, nonostante il fatto che sia molto impegnativo, adoro stare con lui, adoro questa vita che ci siamo scelti, perché appunto abbiamo scelto di prendere un cane e di fare questo passo, un passo importantissimo. Sento qualcuno che mi dice: ma chi te l'ha fatto fare? No, io dico no, insomma, sì, chi mi ha fatto fare? Anche no, proprio perché col senno di poi dico sì, è un impegno, però allo stesso tempo mi lascia delle cose, il rapporto con lui, le esperienze che stiamo facendo con lui, adesso all'acqua, adesso a fiume, eccetera, eccetera, mi lasciano delle cose che altrimenti non avrei mai vissuto e non avrei mai sentito dentro. Quindi sì, insomma, momento un po' così riflessivo con voi. Però ci tenevo a dirvi questa cosa, mi stava balenando un po' per la testa. Sto parlando appunto a ruota libera e mi è venuto di raccontarvi questa cosa. Fatto sta che adesso è sabato, chiuderò qui il vlog. Il fidanzato sta andando a prendere le pizze, quindi noi mangeremo la pizza stasera. Poi andremo a fare l'ultima passeggiatina della giornata con lui. Poi resteremo a casa perché appunto nei giorni scorsi abbiamo fatto veramente il tour de force tra centro di Roma, lago, fiume e quant'altro. Vogliamo riposarci, anche perché appunto tra qualche giorno partiremo e vogliamo essere belli carichi per affrontare quest'altra esperienza di cui poi vi parlerò nel prossimo vlog sicuramente. Nulla, adesso non mi resta che salutarvi. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia e noi ci vediamo alla prossima.